comprendere il fenomeno della persecuzione anticristiana nel mondo cercando di mettere in campo soluzioni concrete con gli strumenti del dialogo e del confronto. Sono questi i temi trattati nella conferenza di presentazione del libro Perseguiteranno anche voi, scritto da Marta Petrosillo, portavoce di Aiuto alla Chiesa che soffre in Italia. Compiono violenze sui cristiani, i credenti più perseguitati al mondo, fondamentalisti di altre religioni, islamici ma anche indù o buddisti, e regimi autoritari dalla Corea del Nord all'Eritrea. Contro le persecuzioni molto può fare il dialogo interreligioso. Marta Petrosillo, portavoce dell'Associazione Pontificia Aiuto alla Chiesa che soffre. Il dialogo interreligioso è una delle armi più importanti contro la persecuzione dei cristiani perché permette proprio di agire lì sul tessuto sociale dove queste persecuzioni avvengono. Ovviamente non è il dialogo interreligioso che ferma lo Stato islamico, però nel piccolo, favorendo la conoscenza tra diversi gruppi religiosi, ad esempio fra i cristiani e i musulmani, si può prevenire innanzitutto il pregiudizio, un elemento molto importante che favorisce anche la situazione dei cristiani in loco sono le dichiarazioni di Papa Francesco, e questo è sicuramente un contributo determinante ad una maggiore apertura nei confronti dei cristiani. La crescita dell'ISIS in Medio Oriente, dopo gruppi come i talebani ed Al-Qaeda, ha spinto anche le comunità islamiche e delle altre religioni ad intensificare il dialogo con i cristiani. Con noi Monsignor Joseph Kutz, arcivescovo di Karachi in Pakistan. Ma dall'altra parte anche si vede positivamente sorge questo concetto di dialogo Islam e altre religioni, che non era prima, perché questa parola dialogo non viene dall'Islam, viene da noi dopo il Concilio Vaticano II. E noi abbiamo anche cambiato la nostra mentalità, il nostro concetto di altre religioni. E ci sono tanti gruppi, e io sono anche tante volte invitato per parlare con questi gruppi, e ci sono tanti imam buoni, aperti, moderati, che dicono che questo tipo di Islam non è la vera Islam. La distruzione delle chiese e la minaccia di conversione a pena della morte sono le forme di persecuzione più violente cui sono sottoposti i cristiani in Iraq, terra natale dell'ISIS. Con noi padre Rebfar Basa, della diocesi di Erbil in Iraq. È vero che in Iraq c'è guerra, però non dimentichiamo anche il lato positivo, che dall'Iraq anche parte la nostra fede, diciamo, cominciando da Abramo, il patriarca dei cristiani e prima di noi degli ebrei, ma anche dei musulmani, da Ur dei Caldei. E quindi anche i nostri radici della fede sono lì. E quindi penso che per un vero dialogo interreligioso dobbiamo cominciare dai diritti umani, dalla libertà religiosa. Se c'è questo e anche questa confessione dei propri difetti, si rispetta l'altro e si considera come una ricchezza.